L'ipotesi di base da cui si parte è che il sonno in realtà sia tendenzialmente meglio della veglia. Molte specie di pipistrelli che riescono a concentrare la caccia poi dormono magari tutto il resto della giornata. Sono Valentina e ho un po' di problemi a dormire bene. Con questo format cercherò di approfondire il tema del sonno e della sua importanza per la salute. Benvenuto Giacomo. Ciao, grazie Valentina. Come hai dormito stanotte? Meno di quanto avrei dovuto, sicuramente. Perché dormiamo? Cioè, qual è proprio il significato del sonno da un punto di vista evoluzionistico? Questa è una domanda bellissima, una domanda aperta in larga parte ed è una domanda non semplice. Noi sappiamo perché dormiamo, perché dal punto di vista individuale non possiamo fare altrimenti. Nel senso che se non dormiamo per svariati giorni, a un certo punto il nostro corpo dorme. Anche se noi non vogliamo, a un certo punto facciamo dei micro sonnellini, però da un punto di vista evolutivo bisogna partire da molto più indietro. Chiedersi quando gli animali hanno iniziato a dormire, perché, e la risposta è sorprendente. Cioè noi sappiamo che più o meno tutti gli animali dormono, ci sono delle eccezioni veramente specifiche, tipo le orche nel primo mese di vita non dormono, sia i piccoli che le madri. E ci sono forse letteratura scientifica alcuni gruppi animali che tipo le rane toro, forse non dormono, ma non si capisce bene se sia perché hanno fatto male i test per capire se dormivano o no. Però in larga parte tutti gli animali dormono, anche quelli che non hanno un sistema nervoso. Per esempio le spugne alternano delle fasi di attività a delle fasi di inattività. Ora, possiamo chiamarlo veglia, dormire, non so quanto abbia senso, però c'è questa cosa curiosa. Anche le meduse, che hanno un sistema nervoso molto particolare, non centralizzato, molto semplice, hanno delle fasi alternate di quella che sembra della veglia e quello che sembra del sonno. E quindi servono delle risposte che spieghino perché in generale gli animali dormono. E le risposte sono in alcuni casi varie, in alcuni casi appunto ci sono delle cosiddette ipotesi scientifiche. Di solito i biologi fanno così, fanno delle ipotesi, ne fanno una, due, tre, quattro e poi provano a testarle. In questo momento ce ne sono in campo varie. Una è abbastanza assurda, perché noi diamo un po' per scontato che sia meglio durante la vita essere svegli che dormire, no? Cioè sia meglio essere svegli. Durante la veglia si fanno un sacco di cose, si possono fare le cose che fanno tipicamente gli animali, no? Riprodursi, cercare cibo e basta, perché sostanzialmente questo gli animali la maggior parte del tempo, evitare di morire, ok? E quindi nel nostro immaginario noi pensiamo che essere svegli sia meglio, perché di notte pensiamo di essere più a rischio e magari appunto non possiamo fare le varie cose alla giornata. Da un punto di vista sociale, nella società della performance c'è anche questo tema, cioè il fatto che culturalmente le persone che dormono meno e stanno tante ore sveglie sono considerate più, diciamo, persone di successo rispetto alle persone che tendono a dormire tanto, a svegliarsi tardi, che sono considerate invece pigre, fannullone. C'è anche questo tipo di cliché. Sicuramente in questo, adesso ci arrivo, secondo me la nostra specie è un po' eccezionale rispetto alle altre. In larga parte forse il motivo è perché noi tendiamo ad avere una probabilità di morire molto più bassa rispetto a praticamente tutti gli altri animali in natura. L'ipotesi di base da cui si parte è che il sonno in realtà sia tendenzialmente meglio, ok, che della veglia. In che senso? Nel senso che, pensateci un secondo, una volta che un animale all'interno della sua giornata è riuscito a nutrirsi, è riuscito in certe stagioni a provare a riprodursi, a stare fermo in una tana, al chiuso, è probabilmente meglio che stare attivi, che rischiare di appunto uscire ed essere predati, che rischiare di infettarsi con dei patogeni. In natura purtroppo basta un taglietto spesso perché parte un'infezione batterica. E questa è la cosiddetta ipotesi nulla, che spiega anche molto perché c'è molta variabilità nel regno animale tra anche gruppi diversi di animali che tendono a dormire veramente in modo molto diversificato. Ecco, probabilmente l'ipotesi, diciamo, ecologica spiega anche la grande variabilità che c'è nel mondo animale. Per esempio, i pipistrelli, molte specie di pipistrelli che riescono a concentrare la caccia o in alcuni casi, pensate a alcuni pipistrelli vampiri, la raccolta del sangue in pochissime ore, poi dormono magari tutto il resto della giornata. Mentre viceversa ci sono animali, sempre mammiferi, però erbivori, come molti ruminanti, che invece dormono pochissimo perché passano la maggior parte della propria giornata a brucare e a ruminare quello che hanno brucato. Ci sono dei gruppi di animali, tipo i tritoni, in cui durante una fase, quella in acqua, dormono una certa quantità di tempo,
Poi quando fanno la metamorfosi e hanno la fase terrestre, dormono di più. E tutto questo fa pensare che ci sia questa spiegazione ecologica, almeno che spieghi la durata, ecco, del sonno. Così come magari può spiegare perché le orche in alcune fasi possono anche non dormire. Probabilmente in linea di massima, a livello evolutivo, ci sono dei momenti in cui sarebbe premiato, ed è premiato nel caso delle volpi, delle orche, di non dormire. Però in realtà probabilmente in quasi tutto il regno animale è premiato il contrario, cioè avere delle fasi in cui si è inattivi. Per noi è appunto assurdo, perché secondo me noi ormai siamo usciti dalla logica, diciamo, naturale. Per noi ogni ora in più non è un'ora di rischio, non è un'ora di pericolo, anzi è un'ora di vita, un'ora in cui possiamo coltivare meglio la nostra crescita personale, economica, sociale, e quindi probabilmente noi tendiamo a soffrire le ore di sonno. E questa è la spiegazione, diciamo, più basilare. Poi appunto probabilmente ce ne sono altre, magari che sono anche impostate secondariamente, cioè nel momento in cui il corpo sta fermo, nel momento in cui sono premiati quegli animali che stanno fermi per una certa fase della propria giornata, è probabile che poi si siano impostati altri meccanismi. Per cui ecco che durante il sonno avvengono degli aspetti, diciamo, fondamentali a livello fisiologico, che poi in un certo senso, se non si dorme più, si perdono. Quindi durante il sonno avviene tutta una fase di riparazione, soprattutto del sistema nervoso, in chi ha il sistema nervoso centralizzato. Avvengono anche tutti dei cambiamenti fisiologici a livello di tutta una serie di molecole. Pensate per esempio a tutto il metabolismo dello zucchero o comunque dell'energia all'interno del corpo, e questo appunto è un'altra spiegazione perché si dorme. Probabilmente succede una cosa molto curiosa: noi siamo una grande fabbrica chimica, il nostro corpo ha tante cellule in cui avvengono un sacco di reazioni. Non ha senso in molti casi far avvenire tutte le reazioni insieme, ha più senso alternare metà delle reazioni in un certo momento, metà delle reazioni in un certo altro momento. È più efficiente, perché spesso a far avvenire queste reazioni sono i cosiddetti enzimi che permettono e accelerano questi processi. Ecco, produrre alcuni enzimi in un certo momento, altri enzimi in un altro momento è particolarmente efficiente, e questa è, diciamo, la seconda ipotesi che spiega il perché il sonno è così diffuso anche nelle spugne, anche appunto magari nelle meduse e in tutti gli animali. E questa però è una spiegazione più adattativa, mentre l'altra era più un discorso del tipo dormire è meglio che stare svegli. Però non c'è un'ipotesi che è più validata di altre ipotesi sul significato, sul il motivo per cui dormiamo? Per ora non c'è non c'è stato un esperimento crucis che abbia detto questa è l'ipotesi che spiega tutto. Probabilmente sono anche vere entrambe, ce ne sono anche altre, eventualmente soprattutto per gli animali che hanno un sistema nervoso particolarmente sviluppato. E quindi probabilmente sono vere contemporaneamente. In biologia succede questa cosa, non è che esiste sempre A, B, a volte può essere A e B insieme, così come può essere una cosa anche a livello temporale, no? Magari appunto il sonno si è impostato per il motivo A e poi si sono appunto via via aggiunti anche i motivi B, C e così via. L'evoluzione è complessa, lo studio dell'evoluzione è qualcosa di molto complesso. Se avete dubbi o curiosità sul sonno, scriveteceli nei commenti e cercheremo di rispondere nelle prossime puntate.